Non a caso avevo pensato di intervistare giusto te per sapere, per connettere, diciamo, quello che era il centro con la cittadinanza e comunque i possibili futuri, perché hai modo di creare un collegamento e di, soprattutto di stimolare quello che può essere l'attività fruitiva da parte della cittadinanza pratese e naturalmente in questo caso di tutta la regione, perché con l'importanza che poi ha avuto quindi che sta avendo con il centro Una a nuova livello con la nuova ristrutturazione. ristrutturazione. Ecco, così per chiudere, non sapere, ci dai qualche informazione sulla nuova ristrutturazione, tempi, Beh, possiamo prospettive, speranze? farci degli auguri, fare degli auguri, perché come si saprà, perché è uscito più volte anche sui giornali, già da un po' di tempo si annuncia questa ristrutturazione che per varie ragioni è sempre stata un po' dilatata nel tempo, ma adesso finalmente sta partendo e tutti i cittadini l'avranno notato, se non altro perché le opere del nostro giardino sono state dislocate altrove, proprio per consentire al cantiere di avere il respiro che deve avere, e quindi come dire, sta partendo la ristrutturazione effettivamente questa volta. Se si sta nei tempi previsti, ovviamente sempre un se perché in questi casi è stato previsto fin dall'inizio circa 3 anni, 3 anni e mezzo di cantiere aperto, quindi dovrebbe finire tutto fine 2011 più o meno, inizio 2012, insomma più o meno in quel periodo lì il cantiere dovrebbe essere concluso. E così, come dire, il nostro centro si raddoppierà i propri spazi, proprio letteralmente, cioè i metri quadri che sono attualmente agibili, letteralmente si raddoppia. Avremo un'accoglienza molto più, come dire, non mi viene i termini corretti, ma più spaziosa, più ampia e anche più accogliente, proprio nel senso stretto del termine. Tutte queste cose già ci sono, per esempio c'è già adesso un bar dentro il Museo Pecci, ma è piccolo, se qualcuno dei visitatori vuole sostare per pranzare, ci sono pochi tavoli, insomma ecco, tutte queste cose verranno allargate, ampliate, cioè, quindi il bar avrà più spazio. Il ristorante avrà più tavoli a disposizione, la sezione didattica, gli spazi di laboratorio saranno ancora più ampi, anche se resteranno due però, saranno divisi da una parete mobile, questo si viene mantenuto il progetto iniziale, per cui questi due laboratori che adesso sono distinti da mura stabili, diciamo così, nell'altro caso ci serve una parete mobile che si può chiudere al momento opportuno e creare un ambiente unico piuttosto grande, qualora l'iniziativa ne avesse bisogno, diciamo così, questa maggiore duttilità. Anche questa maggiore duttilità nella disposizione e distribuzione degli spazi anche nel piano di sopra, questo anello che verrà aggiunto, al piano di sotto, tanto per dire. Ci sarà l'accoglienza e la sezione didattica con i laboratori sotto. Al piano di sopra ci saranno le sale espositive, cioè lo spazio espositivo, tenendo conto della lezione della struttura attuale, diciamo così, che è bella, anche suggestiva, ha anche i suoi scorci, diciamo così, teatrali, tra virgolette, scenografico, però ha le sue rigidezze. Che ha le rialzate, le varie cose, ecco, forte di questa lezione, l'anello, diciamo così, consentirà, sempre se viene mantenuto il progetto iniziale, una disposizione più mobile degli spazi, che quindi può essere adattata alle opere che dovranno esserci dentro. L'ala storica, cioè quella dove ci troviamo adesso, dovrebbe ospitare la collezione permanente. Cioè quindi la parte espositiva e
va nell'anello al piano di sopra, che poi si unirà alla struttura storica bucando la prima e l'ultima sala, quindi si crea proprio un circuito lungo le 10 attuali sale con il raddoppio dell'anello, dove chi vuole può percorrerlo tutto e allora c'è la mostra temporanea dell'artista, un gruppo di artisti che addirittura ha deciso in quel momento di far vedere, e poi se ne può andare il visitatore, oppure può continuare e entrare nella parte storica e vedersi la nostra collezione per il momento.